Bene, buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui, come vi potete immaginare, je remercie l'organisateur, tous les organisateurs, je remercie Benjamin et tout le monde, è veramente un piacere trovarsi qui in Corsica per questa bellissima e interessantissima occasione. Ho un testo con un PowerPoint e qualche inserto audio. Inserto audio che fra l'altro, dico subito, inserti audio che sono datati 1971, quindi sono 50 anni esatti da oggi, insomma una coincidenza abbastanza interessante. Non ansi aspri sterpi ne si folti, quelle fiere selvagge che novio hanno tra ceci nel connetrico i colpi. Inferno 13, versi 9-11. La ben nota immagine dantesca della selva dei suicidi, paragonata agli impenetrabili macchioni di Maremma, fino a ieri regno incontrastato di carbonai e di briganti, e che si alternano ai campi coltivati in un continuo succedersi di chiaroscuri lungo tutta l'ampia fascia della costa tirrenica, lunga oltre 150 km, che corre proprio davanti a questo mare, tra Cecina in provincia di Pisa a nord e Corneto in quella di Viterbo a sud. Ed è proprio verso quest'ultima che ora ci volgiamo, perché il protagonista della mia comunicazione di oggi vi nacque nell'anno 1900. E dunque fu cornetano a tutti gli effetti, fino a che nel 1922 non si decise di ripristinare al paese il vecchio nome etrusco di Carpinia, anche se a dire il vero l'antica città disterebbe un paio di chilometri a volo d'uccello dalla Corneto medievale moderna, per strada sono 4 o 5, essendo situata su un colle retrostante non contiguo. Qualcosa di simile nella stessa Maremma sprofondata per secoli nell'oblio ebbe luogo a Colonna di Buriano, che con il regio decreto del 1887 si vide riassegnare il nome etrusco, in questo caso del tutto putativo, di Vetulonia, ovvero a Toscanella, ribattezzata etruscamente Tuscania nel 1911. Chi era Riccardo Colotti? A me piace collocarlo nel piccolo areopagono otto-novecentesco dei poeti, pastori o contadini, in qualche modo eredi, ma non saprei veramente in che modo, della grande schiatta degli improvvisatori d'Accademia del 1700, e che non di meno hanno fatto parlare di sé per il tramite di un proprio mentore letterario più o meno illustre anche nei tempi nuovi, che avevano messo in soffitta per sempre la voga dell'improvvisazione. Tra questi metterei certamente la Beatrice di Pian degli Ontani, 1802-1885, ben nota al vostro Niccolò Tommaseo, all'abate Giuliani e a John Ruskin, il Cesidio Gentile di Pescasseoli, di cui Benedetto Croce raccolse la biografia e di cui non esiste, pare, neanche una immagine o il tratto, e il Francesco Giuliani, 1890-1970, di Castel del Monte, su cui esiste un bel documentario di Micati e Tessitore. Mette conto, peraltro, di evidenziare in questa particolare elite la loro specifica distinzione dalla gran massa dei viaggiatori estemporanei da palco, di cui se ne contano nell'Italia centrale e nel periodo anzidetto all'incirca un migliaio, mettendo in luce piuttosto la loro dedizione a un perfezionismo linguistico degno dei più fini letterati, ad ambizioni dove figurano a pari merito e più o meno la infusa poesia antica e nuova, altrui e propria, memorizzata o messa per iscritto, manoscritta o stampata, letta ovvero recitata a memoria, declamata oppure cantata, epico-narrativa ma anche lirica, prevalentemente in ottava rima, ma anche in quattine, in terzine e a sonetto, oltre all'estesa memoria sempre però antologica di un piccolo numero di classici, Ariosto, Tasso, Ovidio, Omero, Virgilio e naturalmente anche Dante. Adesso vediamo di partire. Primo canto della Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura della diritta via all'era che m'arriva.
agari del Coser. È molto dura quella selva selvaggia, aspra e forte, che rinnova il pensiero della paura. Tanto era amaro, che poche più morte, che per io per trattare il bel che vi trovai, dirò delle altre cose che vi ascolto. Io non saprei di dir come vi entrai, tanto ero pieno di sonno in su quel punto che la veracidia abbandonai. E come fui ai piedi un colle giunto, laddove terminava quella valle che di paura mi aveva il corpo punto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che venne dritto al tui per ogni calle. Allora, fu la paura un poco queta, che nel lago del cuore mi era durata la notte che io passai con molta pietà, e come quei che volentieri guada e giunge, porta il pelago alla riva, si volge all'acqua per il Dio seguata. Così l'animo mio che un po' fuggiva si volse indietro a liberarlo passo che non lasciò già mai persona viva. Poi che ebbe riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia diserta, sì che il piattello sempre era il più basso, qual è il piede. Credo altro, sì che il piattello sempre era il più basso, quello che toccava bene. Ed ecco come, al cominciar dell'erta, cominciando il giorno, una lonza leggiata e presta molto, che di pel maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi essa impediva il mio cammino, che io fui per ritornare più volte volto. Ed era sul principio del mattino, il sol montava su quelle alte stelle che erano nate con lui quando il divino mosse da prima quelle cose belle, sicché dunque a sperarmi era cagione di quella fiera la caglietta pelle. L'ora del tempo è la dolce stagione, ma non sì che paura mi desse la vista che mi apparve d'un leone. Questi parea che contro me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tenesse. Ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza, che molta gente che già vive grave. Questa mi porse alquanto di gravezza con la paura, pur sia di sua vista che io perdei la speranza dell'altezza. E come quei che volentieri acquista e giunge il tempo che pianger lo face, con tutti i suoi pensieri piange si attrista. Tal mi fece la bestia senza pace, che spingendomi là a poco mi rispingeva per il sole più tace. Mentre io rovinava in basso luogo, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parla fioco. Quando vidi costui per il gran diserto, mi serrere di me gridai a lui, quale tu sei, un uomo d'ombra certo? No, uomo, egli rispose, uomo già fui, e i miei parenti furono lombardi, mantovani per patria ad ambedui, e nacchi sotto Iulio. E ancora che fosse tardi, io vissi a Roma, sotto il buon Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol di Anchise che venne da Troia, poi che il superbio Ilio fu corrusto. Ma tu perché ritorni a cantar noia? Perché non sali il dilettoso monte che principio e cagione d'ogni gioia? Oh, sei tu quel Virgilio e quella fonte che spande nel parlarsi il largo fiume, rispose io con vergognosa fonte. Oh, degli altri poeti onore il lume, valgami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercare il tuo volume. Tu sei lo mio maestro, tu lo mio autore, tu sei solo colui da cui ho tolto lo bello stile che mi ha fatto onore. Vedi la bestia? Vedi la bestia per la quale mi volsi? Aiutami da lei, famoso saggio, che la mi fa tremare le vene e i polsi. A te conviene tenere altro viaggio, rispose poi che lacrimar mi vide, se vuoi campar questo luogo selvaggio. Perché la bestia per la quale tu gride non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che lo uccide. Ed è a natura si malvagia e ria che mai non empie la bravosa voglia, e dopo il patto ha fame più di pria. Molti sono gli animali a cui si ammoglia, e poi sarà di più per finché il veltro
verrà che la farà morire di doglia. Ella non ci parrà terra né feltro, né amore, né giustizia, né salute, e sua patria sarà tra feltro e feltro. Di quell'umilità gli abbia salute, per cui morì la Vergine Camilla, e Urialo, Niso e Turno di Firute. Questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nell'inferno da dove prima invidia di partirla. Io temerò per l'Ocoterno, vedo, udirai le disperate strida che fa l'antichi spiriti di inferno. Se tu mi segui, io ne sarò tua guida e malico tutti i principi. Discreto conoscitore della commedia, almeno per sommi capi, Crocchi eccelleva invece sulla mitologia classica, frequentata principalmente attraverso Ovidio, e sull'epopea cavalleresca, dai Reali di Francia di Andrea di Barberino, in cui nel capitolo settimo del libro primo si passa anche da Corneto, fino al Medoro Coronato. Fino al Medoro Coronato dell'abate Palombi, passando naturalmente per Pucci e Ariosto, oltre a qualcosa del Tasso del Marino, una passione che Colotti perseguiva anche da vero bibliofilo. Essendo entrato negli anni in possesso di piccole raccolte di antiche edizioni che sarebbero state mandate al macero con la rovina di qualcuno dei casati nobiliari del paese. Tra queste, Le immagini degli dei degli antichi di Vincenzo Cartali, nella stampa del 1580, che compulsò a lungo per le sue incursioni in campo mitologico, nutrite anche dai continui stimoli di carattere ambientale che si potevano ancora raccogliere nella Tarquinia novecentesca dei Tombaroli e dei Falsari. Le figlie di Cadamo sono cinque, un maschio e quattro femmine, e il maschio si chiama Polidoro. Le quattro femmine si chiamano Agave, Lautonoe, invece Ino si chiama Lautotea nel mare, Ino e Semele. Ino ha sposato Atamante, ha fatto dei figli, Learco e Melicerta, e Autonoe ha fatto un figlio, Atteone, Semele ha fatto un altro figlio, Baco, Agave ha fatto un altro figlio, Pentero. Ci sarebbe tanto per avere questi figli. Pentero è stato sbranato dalla madre stessa, da Agave, perché calpestava i riti di Baco. E Atteone è stato ucciso dai suoi stessi cani mentre cantava la caccia a Tebe. Semele bruciata da Giove e il figlio Baco che è rimasto dentro l'albo materno. L'albo materno, allora che ha fatto Giove? Gliel'ha levato dall'albo materno a lei, che era fulminata da lui, e se l'è messo dentro una coscia. Cosa l'è cucita? Fantasie, antiche fantasie, se l'è cucita. Dopo 9 mesi è riuscito dalla coscia di Giove, che l'ha fatto di questo figlio. Apposta è chiamato, c'ha un nome lui, perché è nato da due albi, albo della madre, albo del padre. È chiamato il Bitradinune, Bitrade, Bibio, due, Bibio. Della qualità di questo sapere, fa peraltro buona testimonianza una corona di 106 ottave cupe composta nel 1981 direttamente per il beneficio del sottoscritto sotto forma di complessi indovinelli in rima sulla materia d'Ovidio, sul cavalleresco e sulla Bibbia.
un'opera raffinata e complessa che può sfidare il sapere di qualsiasi specialista accademico. A meno di 40 anni, Colotti si era peraltro già distinto per la stampa di alcuni poemi in ottava rima, di un certo impegno. La capanna del Vaccaro, in tre canti e 225 ottave non legate, Storia di Fioravante e Dusolina, in 521 ottave legate, ambizioso remake delle Ali di Francia di André La Barberino, e nella produzione di Fogli Volanti, quale Un amore travolto, in 30 ottave legate, stampata a Roma intorno a quegli stessi anni, o il memorabile contrasto che ebbe luogo nel 1931 tra lui e il più anziano Civitavecchiese, Angelo Pezzi, presso il Teatro di Tarquinia. Adesso facciamo sentire le prime due ottave di questo contrasto. Si prolunga per circa una quindicina di ottave, 8 a testa, 15-16 ottave, più una di conclusione, e fu decretata la vittoria di Colotti. Nonostante il successo ottenuto, Colotti non perseguì nel resto della sua vita l'arte estemporanea propriamente detta, per dedicarsi invece quasi esclusivamente alla scrittura e poemetti a carattere narrativo. La raccolta di questi poemi manoscritti, di cui mi è dato conservare una piccola parte, comprende in un numero molto variabile di ottave, legate e non legate, di cui vediamo qui a titolo di esempio L'età dell'oro, 4 ottave non legate, Vita di Paride, 70, circa 70 ottave legate, Contrasto tra una ricca e una povera, Guerra contro i turchi, 1911, A una mia cara, La processione del Venerdì Santo, sonetto, per Martin Luther King. Altrove, su una varietà di supporti, ma cartacei o magnetici, conservo una storia di Megapente, il figlio di Menelao, storia del greco Ulisse, l'Odissea riscritta in 10 ottave, Enea in Italia, un mio sogno, viaggio agli inferi insieme all'indovino calcante, la morte di Turno, il ratto delle Sabine, storia di Pia dei Tolomei, Messina 1908. Una massa enorme di materiale poetico pazientemente affidato alla scrittura che dovrebbe essere sufficiente a mandare definitivamente in soffitta l'etichetta di orale che per decenni ci si è ostinati a voler affibbiare a questa poesia.
Scritti a mano su dei quaderni o su fogli spazia e di risulta, questi poemi venivano sciolinati dall'autore, recitati o in qualche caso anche cantati in qualche angolo remoto delle osterie paesane, davanti a sodali di pari censo molto dediti al vino. Queste osterie, come ha scritto di recente anche Francesco Guccini, non erano però dei luoghi ameni, ma degli stanzoni squallidi e malodoranti, rifugio serale e domenicale dei piccoli e grandi alcolisti paesani, ancora tutti imbacucati fino agli anni Ottanta nei panni frusti oscuri del quarto stato di Perizia da Volpedo. In questo particolare scenario sociale, la biografia di Riccardo Colotti si riduce a poche brevi note. Nato nel 1900, frequentò le scuole fino alla classe terza, ricevendo qualche ragguaglio dell'arte poetica da un prete del paese. Lavorò a lungo come cavalettiere ambulante per il trasporto del vino all'uso romano, cioè con un biroccio a ruote grandi. Con la riforma agraria del 1950 ottenne in enfiteusi un podere dell'ente Maremma, in località Lance, presso le Saline, in vista del mare, al quale si recava tutti i giorni, in mezzo al traffico delle automobili, su un proprio carretto tirato da un mulo. Sempre poverissima al limite di una visibile indigenza, ebbe pure la vecchiaia amareggiata da alcune tragedie private, su cui però mantenne sempre, da uomo molto schivo quale era, un assoluto riservo. Si spense a Pomezia, vicino Roma, nel 1992, dove soggiornò da infermo per gli ultimi 5-6 anni in casa di uno dei figli. Conobbe il poeta Colotti alla fine del 1970 come parte di una ricerca sulle tradizioni di Tarquinia promossa in una prima fase dal gruppo archeologico romano presieduto dal tarquiniese Ludovico Magrini e successivamente da un gruppo di ricerca etnofolclorica legato al nuovo canzoniere italiano coordinato da Alessandro Portelli. Per qualche motivo la Tarquinia di allora pululava di poesia e di poeti. C'erano i cultori dell'ottava rima del ceto contadino più umile, tra i quali Colotti primeggiava quale segreto autorevole decano e che in qualche caso manifestano ancora la loro passione poetica fin dalla tomba. C'erano verseggiatori popolaristi, qui vediamo Guido Blasi e poi successivamente. E successivamente Domenico Pallotta, detto Viscarino. C'erano verseggiatori popolareschi come Titta Marini, Estroso Emulo del Belli di Trilussa, prolifico autore di versi tuttora prodotti un po' ovunque sulle pareti degli esercizi pubblici del paese, c'era stato anche Cardarelli, morto nel 1959 in odore del premio Nobel, che era riuscito a far transitare la passione poetica locale nella lingua ermetica dell'avanguardia italiana. Nelle osterie si incontravano semplici avventori, braccianti di campagna, muratori, ambulanti che padroneggiavano benissimo un cospicuo repertorio in rima che spaziava dalle ottave di Viscarino, poeta satirico della miseria e dell'immaginazione contadina, fino ai canti comunisti del marchigiano Spartacus Picenus, Raffaele Mario Fidani, ben noti in tutta l'Italia centrale e anche oltre. E nelle case si trovavano donne esperte del canto lirico monostrofico, i cosiddetti stornelli, di cui se ne cantavano ancora a decine. Per quanto riguarda Colotti, alle prime sessioni di registrazione del 1971-72 ne fecero seguito alcune altre che condussi per mio conto sulla scorta di una borsa di studio del Social Science Research Council britannico nel 1981-82, 10 anni dopo, oltre alla realizzazione di un film per la RAI, del 1986, in cui andammo a filmare Colotti nella sua baracca in tufo al podere delle Lance. Continuai peraltro, in esito a una continuità ventennale, a far visita a Colotti a Pomezia fino verso il 1990 e di lui ho voluto mettere la fotografia sulla copertina dei miei libri sul tema dell'ottava rima popolare, I poeti contadini del 1986 e Some Peasant Poets del 2013. Arriviamo a Dante e alle condizioni di Riccardo in tema dantesco. Qual è in tutto questo il posto di Dante e come si manifesta nel contesto comune delle conversazioni di osteria
la conoscenza della commedia? Il punto di partenza è che la Divina Commedia è soprattutto un libro scritto contro gli preti. Lui Dante dice, siccome il mondo se dice che c'è solo la Bibbia, no, Adamo, Eva, invece lui dice, di un luogo, dice Dante, il mondo a caso pone, si è fatto da sé. E si è fatto da sé il mondo, poi c'è sotto i terzini, sente che dice, contro i preti, contro la religione. Dice, contro i preti, dice, non già del cielo l'armonia vi guida, ma il metallico suon delle monete, siete del mondo gente la più infida. E disse Cristo al primo suo convento, il suo apostolo, non andate per il mondo a predicare la ciaccia, ma dite a loro il verace fondamento. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province, di bordello. Poi Dante dice, ai Costantini, qual di dolor fu madre, no la tua conversione, la prima dote che donato tu avesti al primo padre. C'è Nenanta l'esercito sempre contro e dice così, ecco la fera con la coda aguzza che salta monti, fossi, valli e prati, ecco colei che tutto il mondo appuzza. Siccome Bonifazio l'aveva mandato da Firenze quando dice si rivoltava, c'era la terzina, si rivoltava, gli avevano chiuso le porte, andate, io tutta la vita, gli avevano chiuso le porte, era Bonifacio Paolo che era contro di lui, allora lui l'hanno condannato già all'inferno e da quella volta ha messo tutto contro di loro. Ma poi c'è Dante, ce n'è un'altra che non vorrebbe dire, va, molti sono gli animali a cui si ammoglia questa avarizia. Gli animali sapete che sono? Sono le stemme. Sono le stemme. Ogni paese, Pisa, Lucca, Firenze, Genova, Venezia, allora alzavano il leone, la pantera, sono gli animali. Invece lui da ditta di città si ammoglia, vorrebbe dire legazione, sì, l'alleanza fanno. Stava ricca, ste ricche, si allevano con tutte le altre ricche, e dice molti sugli animali a cui si ammoglia, e poi sarà di più per te che il Belpo, no? Il Belpo chi è? Il Belpo è un cane, vero? Chiamato Vento, cane. Finché il Belpo verrà, che la farà morire di noia. Viene di nisto Belpo, Dante ha pronosticato che deve venire. Poi c'è stato a tempo di... tanto hanno detto che era Caribardi, era quello che mandava via sti ricchi. Guarda, ancora combatte il comunismo contro i ricchi, mangia la cava, fine qui. Gli sta dietro le coste, gli sta sempre dietro le coste, mangia la cava. Dante ha pronosticato che gliela da cava, perché questa che mette dice finché l'avrà rimessa nell'inferno, dove da prima invidia di partirla, perché è ricco, è invidioso. E allora dice che deve venire questa forza di dice che vede Dante quanto era comunista. Vede che aveva fatto pure causa a Dante, l'hai saputo? Dante è quindi l'apostolo di un cristianesimo aurorale, egalitario, non chiesastico. L'alfiere di un'Italia emancipata dal potere del clero, dove sarà possibile restaurare un ideale cristiano di carità e di giustizia. In questo, la voce di Dante, un po' paradossalmente, si integra molto bene con quella di un altro punto di riferimento fondamentale, l'amato Ovidio delle Metamorfosi, la Bibbia dei Pagani, la verità del mondo prima del prete.
considerato il campione di una visione perfettamente laica di un mondo che risponde alle sole leggi di natura. A completare questa costruzione ideale un po' sghembba, eretta più o meno a buon diritto sulla base di un uso piuttosto strumentale sia di Dante che di Ovidio, ecco intervenire a mo' di suggello l'epica cavalleresca, che, a partire dal concetto della discendenza diretta dei reali di Francia da Costantino il Grande, e quindi dal fondamento stesso della religione cristiana d'Occidente, proclama attraverso le gesta dei paladini la continuità nel mondo di valori di fede, di carità e di giustizia, all'ombra dei quali si dipannano le grandi favole di Pulci, dell'Ariosto e in qualche modo anche del Tasso. Confrontati tuttavia con l'esegesi dantesca di Colotti, superficiale e frammentaria come può sembrare alle orecchie smagate di noi letterati, è facile concludere che su basi così fragili non sarà possibile calcare troppo la mano nella ricostruzione concettuale obiettiva di una vera e propria visione del mondo, di una realtà sciaura e contadina. È vero peraltro che il caso tutt'altro che unico di Colotti, in Italia i poeti contadini abbeveratisi alle stesse sue fonti sono stati centinaia, forse migliaia, sembra porsi in perfetta antitesi rispetto all'influente e usitatissimo anatema gramsciano, secondo il quale, come è noto, la letteratura italiana non è popolare in Italia. Non credo infatti che a guardar bene si possa dare in Europa alcun altro caso che neppure lontanamente assomigli a quello che appena abbiamo ascoltato qui e che rimanda a un contatto diretto con una fonte primaria alla quale si ha accesso attraverso le vie sconosciute di una sorta di carcismo della cultura e che prescindono completamente dall'addestramento scolastico. Pensiamo per esempio alla grande fortuna popolare di Shakespeare in Inghilterra, se ne parlava qualcuno ieri, che si può avvicinare al nostro caso, con l'importante differenza che, come tutti i grandi poeti emblema delle identità nazionali europee, Goethe in Germania, Burns in Scozia, Precere in Slovenia, Petrarca in Ungheria, Pushkin in Russia e via dicendo, cui nei rispettivi paesi si tributa il massimo della devozione, esso viene soprattutto insegnato nelle scuole. Che cosa rappresenta pertanto questa singolarità di una tradizione popolare italiana che, in barba alle vecchie fondazioni gramsciane, appare invece completamente intrisa della nostra grande letteratura e anzi radicata nel suo stesso alveo? Che cosa ci racconta del nostro paese e della vicenda specifica del nostro popolo contadino o ex contadino e di come esso si offre all'indagine etnografica e dunque etnoantropologica? L'esperienza condotta per qualche decennio in qualità di etnografo lungo la frontiera che contrappone i due mondi rurali contigui, romanzo e germanico, ho lavorato 30 anni in un museo di tradizioni culturali della provincia di Trento, mi ha progressivamente convinto della concreta rilevabilità della facies di una cultura contadina italiana che, letteralmente dalle Alpi alla Sicilia, con poche introduzioni nei territori dove è prevalso il modello mezzadrillo colonico, si caratterizza a prima vista con la sua radicata ambientazione microurbana, uno scenario paesano radicalmente opposto, con tutte le implicazioni del caso, al contesto rurale colonico di marca germanica. Come i contadini del sud di Carlo Levi e Rocco Scotellaro, ma anche come la maggioranza dei paricenso di tutto il profondo nord, Riccardo Colotti non vive sulla terra che lavora, vive in paese. A Tarquinia occupava un appartamento di un malandato palazzotto secentesco in via San Leonardo e teneva mulo, carretto e attrezzi di campagna in una stalla ubicata proprio di fronte al Duomo. E segue, come tutti, quotidianamente parte in commedia in uno scenario senza scampo di contumelie, rivalità non solo poetiche e vere e proprie nemicizie, uno scenario che conosciamo molto bene nella versione semiseria che ne diede Guareschi, ma che non si discosta poi tanto da quello della Firenze di Dante. In questa prospettiva, la temporanea dedizione alla terra di questi contadini per caso e per necessità, l'espressione del sociologo Pancrazio Toscano, succeduto a Scotellaro al posto di sindaco di Tricarico, è una sorta di incidente di percorso, l'ultima delle iatture epocali seguite al proprio asservimento feudale, la prova a una condizione rurale che essi saranno pronti a dismettere, ad abbandonare in massa, non appena si apriranno per loro le porte dell'industria, o meglio ancora del terziario, così come infatti è successo in tutte le nostre campagne. Non c'è pertanto da stupirsi se la loro cultura si sia nutrita di riferimenti alti, elevati, d'accademia,
di Dante Ovidio, Ariosto e Tasso, in cui l'ascito proprio, tutto insieme, con la sua poderosa nostalgia di uno ieri che fu, a confronto con le necessità indefettibili della storia, ha il potere di ricreare in essi il senso di quella dignità elementare che il nostro mondo sembra aver voluto loro sottrarre. Ma queste sono le considerazioni del socioantropologo, perché la poesia di Riccardo Colotti, come abbiamo forse appena intravisto, è un'altra cosa ancora. Grazie. Scusate per qualche incidente tecnico, ma grazie mille, infinitamente. Ho scoperto tante cose che forse dalle cui aveva intuizione, ma che sono confermate magnificamente. Okay. E che conferma che la Corsica è veramente nel questo ambiente toscano, tirreno. Qui la gente, fino agli anni 80, si trovava ancora nelle stesse condizioni, sapevano, e c'era ancora la gente che sapeva di memoria tutte queste. E anche il marino, allora voglio parlare con lei, il marino. Ma la cosa che mi ha stupito il più è la conoscenza della mitologia. E questo libro del Cartari, che oggi neanche gli studiosi, i più alti che hanno fatto 10 anni dopo il Bach, non conoscono. E questa conoscenza che è non solo di memoria, ma è un'appropriazione intellettuale, veramente. E questo è una prova che le tradizioni sapienti, colte e potete popolare non sono mai state disiunte. Infatti è una folla moderna, è veramente molto impressionante, grazie mille. E se qualcuno vuole... Grazie mille, appassionante. Una domanda da musico. Il signore cantava nel secondo modo ecclesiastico. Sapete qualcosa? È stato studiato? Questo signore cantava nel secondo modo ecclesiastico, la, re, la. Si sa qualcosa? Dove attingono? Cosa si sa della tradizione sonora che accompagna questa poesia? È stata studiata? È stata studiata da un collega che si chiama Maurizio Agamennone, che insegna a Firenze, mi pare, e che credo sia la persona più indicata, perché lui ha trovato le partiture del Tasso dei Gondolieri, ha trovato tante cose, insomma è riuscito più o meno a comporre il puzzle, per cui alla fine si trova che questi personaggi cantano in questa maniera qui. Io a orecchio so dire che ci sono tre stili distinti. Intanto c'è una distinzione abbastanza sotterranea, ma abbastanza netta, tra il tipo di poesia che va declamata, vedi la Divina Commedia per esempio, no? E il tipo di la poesia che invece viene cantata, che è solitamente la poesia in ottava rima. Ci sono tre stili regionali abbastanza ben distinti, uno toscano, uno altolaziale e uno reatino-abruzzese. Sono tre modalità di canto che però io non saprei descrivere, cioè so riconoscere molto bene perché sono tre distinzioni molto nette, e però io mi devo fermare qui su questa cosa perché ho solo dei riferimenti bibliografici. C'è un sito però che è curato appunto dal collega Agamennone, nel quale ho collaborato anch'io, che si chiama www.aporie.it. Aporie è un acronimo che vabbè, insomma, e comunque lì c'è parecchio materiale, anche di partiture e di, oltre a un elenco abbastanza ben fatto,
perché l'avevo fatto io, fra l'altro, di un circa un elenco, diciamo, anagrafico di un migliaio di poeti delle tre regioni, cioè Lazio, Abruzzi e Toscana, con qualche occasionale discussione nelle Marche e in Emilia Romagna. Bene, io vorrei anzitutto complimentarmi con Giovanni Chiesic per questa relazione che a me è parsa esemplare, nel senso che ha focalizzato una personalità ma approfondendone tutti gli aspetti di preparazione individuale, collocazione sociale, contesto, relazioni, ha portato alla luce in maniera molto molto interessante le dinamiche reali, anche con qualche sottolineatura come quella del forte peso della componente scritta in una poesia che certamente è anche orale, ma nella componente scritta trova un riferimento importante. Certo, se anche come auspicabile per, come diceva Françoise, per gli esponenti più importanti della tradizione corsa, si facesse approfondimenti di questo tipo su questo modello, sarebbe importante. Aggiungo una cosa, a me sembra, Giovanni, che non ci sia tanta distanza tra quanto tu hai detto e le note di Gramsci nel libro che poi nell'edizione naudiana fu intitolato Letteratura e Vita Nazionale, perché parte dall'assunto, sostenuto anche da vari manzoniani, Longhi, Correnti, che la letteratura nazionale non era popolare in Italia, ma giungendo a, diciamo,